fortuna che ci sono questi giovani e per fortuna che si è aperto un fronte molto ampio, perché il futuro è quello delle nuove generazioni. Per quanto riguarda noi ambientalisti della vecchia generazione, abbiamo già dato, come si dice. Adesso il futuro è nelle mani dei giovani. E i movimenti che ci sono stati in questi ultimi mesi da parte dei giovani sono molto significativi. Però ci sono ancora dei buchi neri, e i buchi neri posso dire tranquillamente che nascono soprattutto nel mondo della scuola, perché è fondamentale che la scuola sia da supporto a queste iniziative. I giovani si stanno dando da fare, si stanno organizzando. Abbiamo visto manifestazioni oceaniche a Roma, a Milano, in giro per tutta l'Italia. E i giovani cominciano ad essere coscienti che il futuro è nelle loro mani e che è fondamentale che aprano, come vorrei dire, i canali di conoscenza. I canali di conoscenza sono molto, molto, molto importanti, perché bisogna naturalmente guardare anche che cosa succede nelle famiglie. Vedete, i giovani sono molto aperti, soprattutto i giovani delle prime generazioni, sono molto aperti, molto disponibili a recepire i messaggi. Quello che non riescono poi a trovare un contatto è nel mondo della famiglia. È fondamentale questa questione, perché soprattutto i ragazzi, diciamo, delle scuole medie ritornano in famiglia e trovano delle barriere su queste questioni ambientali e soprattutto sulle questioni climatiche, come se le questioni climatiche fossero un dono del Padre Eterno. Certo, ci sono i cambiamenti climatici, è la situazione generale che è cambiata nel mondo, ci sono le desertificazioni, ci sono tutta una serie di elementi che conosciamo benissimo, ma in questo momento è molto importante, soprattutto da noi in Italia, un rapporto stretto tra giovani e famiglia. I giovani devono rientrare in famiglia, non devono trovare un ostacolo alle loro idee e alle loro iniziative. E questo è fondamentale e derimente per quanto riguarda il futuro. È per questo che in questo momento io, da vecchio ambientalista e da vecchio militante, spero molto nei giovani di oggi.